Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla 17ª puntata del radiodramma tratto dal romanzo di Carolina Invernizio, Il bacio d'una morta. Nella puntata precedente abbiamo assistito alla morte di Clara, una morte apparente, come già sappiamo, grazie all'intervento di Alfonso. Il fratello si reca poi dal notaio della contessa per narrargli ogni cosa, ma durante l'incontro vengono interrotti da una donna che chiede urgentemente di parlare con lui. Si tratta della sorella di Giustina, governante della piccola Lilia, che, malata, chiede che il notaio si presenti a suo cospetto per raccontargli alcuni fatti che riguardano la bimba. Il notaio e Alfonso si recano al suo capezzale e scoprono che Nara e Guido hanno drogato la governante e portato via la bambina. Nello stesso momento udii un leggero movimento nel salotto. Mi slanciai. V'era un cameriere dell'albergo. Nel vedermi si mise a ridere e con accento ironico. Avete dormito la grossa, mia cara. Io guardavo intorno con aria stralunata. Dove sono i miei padroni? I vostri padroni? Bella mia, sono partiti fino da ieri mattina, mentre russavate come una canna d'organo. Partiti, ripetei convulsa, perché mi sentivo un nodo stringere alla gola. Sì, che cosa vi è di strano? Hanno fatto di tutto per svegliarvi e non ci sono riusciti. Povera donna, sono tante notti che non dorme, disse. Lasciamola tranquilla, tanto ella non doveva partire con noi. Io ascoltavo sempre più perplessa. Vi ha detto proprio così? Quale interesse avrei di ingannarvi? Io vi ripeto le sue parole. Egli ha detto che aveva bisogno di partire subito e mi ha incaricato di dirvi di ritornare al vostro paese e ha lasciato giù per voi una borsa al cassiere dell'albergo dopo aver pagate tutte quante le spese. Io ero caduta su di una sedia e mi mise a piangere. Andiamo, che vi prende adesso, buona donna? Quell'uomo ha ingannato voi e ha ingannato me. Il mio sonno non è stato naturale. Quegli infami devono avermi fatto ingoiare qualche cosa per addormentarmi, per sbarazzarsi di me, per avere in loro potere la piccina e forse ucciderla. Le vostre parole sono gravi. Chi sono dunque quei signori che erano con voi? A chi appartiene la bambina? Ebbene, avete perduta la lingua? Dunque, mia cara, non parlate? Non ho nulla da dirvi. Egli fece un passo indietro e, serio serio, concluse. Avete dormito troppo, mia cara. Adesso vi compiacete di scherzare. Venite con me. Andiamo dal cassiere che vi consegnerà il denaro lasciato dal conte. Non lo voglio. Dal modo col quale mi guardò il cameriere, capì che egli credette mi fosse dato volta al cervello. Onde togliergli ogni sospetto, scesi con lui dal cassiere. Ma appena ebbi la borsa nelle mani, ne tolsi alcune monete d'oro, che diedi al cameriere. «Vorreste accompagnarmi sino alla stazione?» gli dissi. Io avevo fatto il mio piano. Volevo sapere dal cameriere dove era andato il conte con quella donna. «Di dove siete?» «Di Firenze.» «Bella Firenze! È una città artistica. Vi sono stato per pochi giorni, 2 anni or sono. Avete dei parenti?» «Sì.» «Certo vi sarà caro di rivederli.» «Avrei preferito restare coi miei padroni.» «Ne troverete degli altri meglio di loro. Dovreste cercare un servizio a Bologna.» «Ci penserò. Ma intanto mi piange il cuore nell'essere separata da quella piccina che amavo come se fosse mia.» «La bimba è figlia del conte?» «Sì, ma ditemi, piangeva quando si accorse che io non partivo con lei?» «A dirvi la verità, la piccina era addormentata.» «Sapete per dove sono partiti i miei padroni?» «No, ma sentì che il conte diceva in francese alla sua bella signora.» «Nara, quella che mi proponi è un'imprudenza. Io mi fermerei a Torino.» «E io ti ripeto che voglio recarmi direttamente a Parigi.» «In quel momento mi videro vicino a sé e si tacquero, ma io finsi un'aria ingenua, che furono persuasi che non avevo capito una parola. Mi dettero una buona mancia e mi rimandarono all'albergo.» Persuasa che il cameriere non mentiva e che non avrei saputo niente altro da lui, non feci nuove interrogazioni. «Arrivederci dunque, Giustina. Domani spero di vedervi alzata.»
Potete esserne certi, signori. Ebbene, che ne dite? La povera Livia è perduta? Non ancora, ma bisogna agire subito e Giustina ci sarà indispensabile. Avete fiducia in me, Alfonso? Come se foste mio padre. Volete lasciarmi condurre a termine quest'affare? Come vorreste agir solo? No, anzi, non voglio solo la vostra cooperazione, ma altresì quella della contessa Clara. Lasciate fare a me, datemi pieni poteri e non fatemi per ora altre domande. State sicuro che tutto andrà bene. Voi, ora, appena tornato a casa, avvisate vostra sorella di una mia prossima visita. E poi? Prima di stasera io sarò alla casetta di Nanni. Ho bisogno di consultare qualcheduno e di disporre certi interessi. Vedrete, Alfonso, che non solo salveremo la piccina, ma ricondurremo il conte pentito ai piedi di vostra sorella. Chi? Lui? Un assassino? Perché se io non giungevo in tempo, dovete pensare che Clara sarebbe stata sepolta viva. Avete ragione. Ma voi siete giovane, Alfonso, e non sapete di che cosa può essere capace un uomo sotto l'impero di una passione infernale, come quella ispirata a Guido da Nara. Prima di dividerci, vi raccomando di non lasciar scappar detto con la contessa il risultato della vostra venuta da me. Ditele che non potete parlare finché io non sia giunto. Sarà fatto. Soprattutto mostratevi allegro e non confidate neppure a vostra moglie quanto sapete. Va bene, signore. Grazie di tutto quanto fate per me e per mia sorella. Io dovrò a voi la felicità e la vita di lei, perché so quale benefica influenza avranno su Clara le vostre parole. Speriamolo, Alfonso. Voi però non dovete ringraziarmi di nulla, perché amo vostra sorella come se fosse mia figlia. Arrivederci, arrivederci a presto. Nella casetta di Nanni regnava una certa tranquillità. La contessa Clara era guarita e senza il pensiero che la tormentava sulla sorte della figlia avrebbe potuto dirsi felice. Il giorno in cui Alfonso si era recato dal notaro, Clara e la giovane spagnola lavoravano vicino alla finestra aperta che si apriva sull'orto dove alcune galline se la spassavano tranquille. Clara era vestita di nero, ciò che faceva spiccare ancor più lo strano pallore del suo volto. Ines aveva un costume grazioso, una veste a trine e fiocchi, ampia, intorno alla vita assai grossa a causa dell'inoltrata gravidanza. La giovane donna lavorava ad una cuffiettina di trina e Clara ricamava un camicino destinato come la cuffietta alla creatura che sarebbe venuta al mondo. Quante di queste camicine ho ricamate anch'io per la mia Livia. E ne ricamerai delle altre. Il cuore mi dice che presto avremo Livia qui con noi. In quel punto entrò la madre di Nanni. Il pranzo è all'ordine, devo servirlo? Sì, perché Alfonso mi ha detto che sarebbe tornato tardi. Vuoi venire, Clara? 2 ore dopo, Alfonso era di ritorno. Il suo aspetto contento fece palpitare il cuore di Clara ed arrossire di piacere la bella spagnola. La contessa si alzò come spinta da una molla. Mi porti notizie di Livia? Livia sta bene ed io spero che presto l'avremo fra noi. Sì, il notaro ha promesso che in tutti i modi Livia ti sarà resa. Andiamo subito da lui. Non occorre, perché fra un'ora più tardi sarà qui. Clara si lasciò sfuggire un sospiro. Desiderò di rimanere sola qualche minuto, come Alfonso ed Ines sentivano la necessità, dopo tante lunghe ore di separazione, di scambiarsi un bacio d'amore. Quello che hai detto a Clara è tutto vero? Oppure continuate ad illuderla con le false speranze? No, è la verità, ed io ho completa fiducia in quel vecchio galantuomo che ha per Clara affetto di padre. Come saremo felici il giorno in cui avremo tolto Livia dalle mani di quella triste creatura. Ma dimmi, è forse possibile che vi siano delle donne tanto cattive al mondo? Quando vedo mia sorella, quando stringo te fra le mie braccia, non lo credo possibile. Ma quando penso a quel mostro di Nara, allora la donna mi appare sotto un aspetto così orribile che quasi le odierei tutte. Mezz'ora dopo, una carrozza entrava nel viottolo che conduceva alla casetta di Nanni. Al rumore delle ruote, Clara aprì la finestra e mandò un grido di gioia, ma fu vivamente sorpresa quando vide il notaro rimandare la carrozza dopo aver fatto trasportare la valigia e le altre robe in casa. Che voleva dire ciò? Al momento in cui lo pensava, il notaro faceva il suo ingresso nel salotto da pranzo. Il vecchio
si avanzò verso la contessa e in un trasporto di affetto paterno aprì le braccia. Clara vi si precipitò e, posando la testa sulla spalla di quell'uomo generoso che l'aveva accarezzata tante volte da bambina, scoppiò in un pianto dirotto. O, per meglio dire, piangevano tutte e due. Calmatevi, contessa, calmatevi e perdonate se non ho potuto resistere a questo sfogo. Sapete che volevano seppellirmi viva? So tutto, povera creatura, so tutto. Ma Dio non ha lasciato commettere l'orribile delitto ed i colpevoli ne saranno presto puniti. Ah, io non vorrei che riprendere mia figlia, vivere per lei ed essere morta intieramente per il mondo. In quanto a coloro, lascio a Dio di far giustizia. Alfonso mi ha prevenuta del vostro arrivo e mi ha detto che avevate qualche cosa da comunicarmi. Vi sarà tempo, perché stasera resto qui e domani partiremo tutti insieme. Partiamo? E per dove? Appunto. Devo parlarvi di questo. Ora che nessuno può venire a disturbarci, senza che ce ne accorgiamo, parlerò. Ma prima di tutto vi avverto che domani noi ci metteremo in viaggio per la Francia.